inventate qualcosa, perché quando fai rappresentanza devi occuparti di tutti, ma in particolare di quelli che hanno più bisogno. Allora, di quel terzo che era in difficoltà. Quel terzo che era in difficoltà aveva, credetemi, esposizioni bancarie pari fatturati. Non ne viene fuori. Cioè, in questo momento sei morto. Perché bisogna avere il coraggio di dire anche, capisco il dolore patrimoniale delle famiglie, degli imprenditori, le perdite patrimoniali, ma ci siamo posti il problema anche delle perdite del patrimonio umano, perché all'interno di quelle imprese condannate a chiudere con sentenza inequivocabile del mercato, quelle lì ci sono uomini che si sono formati, che hanno fatto la storia industriale, sono uomini magari che hanno lavorato per generazioni in quelle imprese lì, e una volta che queste chiudono, questi uomini qui non li recuperi più, perché fra 3 anni, 4 anni di quelle imprese lì ci sarà ancora bisogno. Ma un conto è mantenerle in vita adesso, e poi quando servono sono già pronte, e un conto è farle ripartire. Chi le fa ripartire dopo? E allora pensate, abbiamo preso 11 imprese che stavano male, di 11 imprese tutte morte, mettendole assieme con la T-Holding, mettendole assieme 6 ne salvi. 6. Solamente mettendole assieme e sfruttando le economie di scala e le economie commerciali. Poi chiedendo al mitico Tremonti qualche agevolazione fiscale, quindi non soldi mai, ma solo soldi che ti guadagni, agevolazioni fiscali delle quali io beneficio nel momento in cui la fusione funziona e genera reddito, che vuol dire che hai salvato posti di lavoro e vuol dire che hai salvato delle imprese. L'unica roba che abbiamo chiesto, le banche in nessuna di quelle 10-11 imprese che stavano male avrebbero investito, mentre invece possono partecipare al capitale di quelle aziende che nascono, che si mettono assieme, T-Holding, perché? Era un po' ruffiano, perché sapendo che magari dopo i T-Bond, le T-Holding, ho detto, ci dà una mano, no? E invece no, per me no, gli ho spiegato che T per noi è tutela del patrimonio, è rimasto male, e infatti, vedi, non fa un cacchio, può darsi che neanche ci dia l'incentivo all'aggregazione, no, T-Holding era tutela, proprio quell'holding lì ti salva i patrimoni. Quindi lei pensa che questa misura qua, molto locale, molto sicura, però possa essere un modello per altre situazioni di crisi? Sì, perché questo modello qui fa anche leva sul fatto che sono aziende destinate alla chiusura, quindi in quel momento lì l'imprenditore non ha alternativa. E di fronte a una non alternativa, perché purtroppo è anche la perdita del patrimonio familiare, sia più facile fare il salto culturale di mettersi assieme. Allora, io non riuscirò mai a dire che la crisi è un'opportunità, perché proprio mi viene, per me, quelli che dicono che la crisi è un'opportunità, dico, secondo me era meglio se non veniva, semplicemente, però se dobbiamo dire, c'è l'opportunità di superare. A legare si impara a votare. Sì, ecco, appunto, uguale, però di fronte a questa crisi qui, non avendo alternative, si può salvare parte del patrimonio produttivo italiano con queste T-Holding. Comunque, sti numeri qua che leggevo con un rapporto della Fondazione Nord-Est, gli ordini di cui si... Oggi ho fatto gli straordinari, io però adesso... No? Perché... Sì, dov'è? Dov'è? Domanda. Sì, io sono pronto. Dicevo, comunque il primo trimestre aveva una caduta degli ordini 48,1, il secondo 28,2. Ecco, sono numeri veri, sono numeri finti, oppure quali sono le imprese che hanno portato, è a zero quando arriviamo secondo lei? Ecco, appunto, oppure torniamo a 48? Perché meno 48 e meno 28 muori lo stesso, qui è inutile dire che ecco, una cosa che io non sopporto è quando dal meno 48 si arriva a meno 28 c'è la ripresa, ma dove c'è la ripresa? Cioè, uno bisogna capire, a meno 28 ti muoiono anche surgelati, dico io, se devono stare lì 3 anni. A me interessa capire e avere un progetto davanti che mi fa capire che il meno 28 è un passaggio e che ragionevolmente nel prossimo anno e mezzo posso ritornare a zero. Ma vedete, io sono stato alla presentazione del bilancio della Danieli, poi non vi annoio più, ma Benedetti è geniale. E allora, invece di dire meno 28, meno 48, meno 30, è calato del, ha trasformato i cali di vendite in epoche. Cioè, è andato a dire, negli Stati Uniti nel 2008 si è consumato acciaio quanto si consumava nel 1983. In Europa nel 2008 si è consumato acciaio quanto si consumava nel 1990.
In Italia, Francia, Germania, 1992, il che vuol dire che questa crisi si è mangiata 20 anni di consumi. E allora, pensiamo, 20 anni fa, però comunque aveva avanti un ventennio di incremento demografico, di sviluppo urbanistico delle città, delle... e 20 anni che abbiamo davanti? Cioè, dove torneremo a mettere i volumi dell'acciaio che sono stati consumati nel 1983 negli Stati Uniti? E allora, per quello io dico che mi piacerebbe tanto confrontarsi con una politica che ha in testa l'idea della riconversione produttiva, delle sfide delle nuove economie, perché l'acciaio servirà sempre, ma i volumi che non vengono più assorbiti, quella forza lavoro lì, dov'è che la mettiamo? Cosa ci inventiamo? Dov'è che indirizziamo l'economia? Questo è il grande sforzo che ha fatto Obama. Per l'amor di Dio, poi si vedono grandi miliardi di dollari investiti in certe cose, divideteli sempre per 20 anni, 15 anni, non fatemi impressionare dalle cifre, no? L'investimento sul singolo anno è relativo, però apprezziamo lo sforzo, perché è un ragionamento da grande paese, da paese che comunque si vuole risalvare. Potremmo forse fare veramente qualche domanda, no? Ecco, così anche... Ma io credo che ci sia da intervenire, credo, perché sono state dette molte cose, anche molto, molto interessanti, talvolta anche in modo, non dico provocatorio, ma in modo da stimolare l'attenzione. E quindi io, se qualcuno ha interesse a intervenire, Sartori. Ci manca la fiomba, devo pure. Sì. Io faccio un po' di consulenza sui problemi tecnici economici della FIOMS.